Laboratori creativi per bambini e bambine dai 4 ai 12 anni a due passi dalla Basilica di San Valentino. Ecco il Joy Lab, spazio educativo, culturale, aggregativo e di vita comunitaria che si trova nella ex scuola materna di San Valentino, con la concessione in uso della provincia romana dei Carmelitani Scalzi. Il progetto Joy Lab San Valentino, promosso dall'ATI tra Coop Sociale ACTL, la parrocchia di San Valentino e l'associazione Noità APS, permetterà di realizzare un importante progetto di rigenerazione urbana per la valorizzazione del quartiere di San Valentino e per la città di Terni. In particolare, le iniziative progettuali coinvolgeranno bambine e bambini, le famiglie, le ragazze e i ragazzi e i meno giovani, con lo scopo di offrire un'opportunità di inclusione sociale. Tra queste, prevista anche l'attivazione di una biblioteca di quartiere. Le attività che verranno svolte negli ampi spazi interni ed esterni saranno di pittura, teatro, fumettistica, fotografia, musica, aiuto compiti, corsi di ginnastica e quant'altro potrà servire al quartiere. Inoltre, si tratteranno argomenti di prevenzione e formazione per il benessere della persona. Il Joy Lab San Valentino collabora con le realtà del territorio, come l'Associazione di Volontariato I Pagliacci, Ponte degli Artisti, Associazione Arcobaleno Il Mare, Fiore Blu, Nuovi Orizzonti, il Centro Culturale Valentiniano e con il progetto Terni Tutta Mia la Città, ma saranno ben accolte anche altre adesioni. L'Open Day si è svolto in compagnia degli animatori delle associazioni che prendono parte al progetto. Nasce dall'incontro di persone che hanno una consuetudine, un'amicizia fra loro e si è sviluppata un'idea insieme alla parrocchia di dare nuova vita a questo luogo, che è l'asilo di San Valentino, che oggi purtroppo non c'era più. Però sempre per uno spazio vitale di gioia per i bambini, i ragazzi, per le persone del quartiere. E anche insieme con associazioni, con gruppi, ci sono diverse associazioni. La cooperativa CTL è semplicemente il lievito di questo percorso e si iscrive un pochino in quello che cerchiamo di fare sempre, cioè di restituire quello che questa città ci dà attraverso i nostri servizi, le nostre idee, la nostra progettazione e perché no, anche il nostro cuore. Quindi nasce da qui e cercheremo di fare del nostro meglio. Questo asilo è stato sempre un punto di riferimento per tante famiglie, specialmente quelle famiglie che non avevano, no, mezzi propri per andare a altre scuole, nella zona povera. Allora i padri carmelitani davano un appoggio, i padri della Basilica davano un appoggio alle famiglie, insieme alle suore che lavoravano qui. Quando sono venuto qui mi hanno raccontato, no, questa difficoltà che esisteva perché non trovavano la gente per continuare quell'opera che facevano la società di oggi. Poi siamo messi a parlare con tanti, abbiamo incontrato Sandro e Stefano Buccheri e Enrica e siamo messi insieme a discutere tante cose. Così siamo venuti a conclusione a fare qualcosa qui nella zona. Poi siamo riusciti, oggi siamo veramente felici a trovare tanta gente qui. E dando un nome anche bello, no? Joy Lab significa dove possiamo trovare gioia, non soltanto la gioia, anche no? Condividere quella gioia che uno tiene anche gli altri, quello di stare insieme. Anche per l'unità della località fa bene questo luogo di incontro con tante associazioni, come diceva Sandro. Assolutamente, rappresenta in pieno anche la nostra amministrazione. Noi siamo un'amministrazione che cerchiamo tutti i giorni, proprio con la gioia, anche di affrontare i problemi che il comune attraversa, ma che soprattutto la città sta attraversando e che abbiamo trovato. Quindi riqualificazioni del centro e delle periferie che passano attraverso la cittadinanza attiva che si esprime al massimo in questi progetti, quindi progetti in cui incontriamo bambini, adulti, anziani e che riscoprono al centro il senso della comunità e da qui sicuramente con il nostro lavoro e il nostro impegno riusciremo a recuperare Terni.